Vigilia di campionato per l'Accademia Licata che domani pomeriggio riceve il Raffadali allo stadio di Noliotta. La settimana che volge al termine non ha fugato i dubbi di formazione in mister Alberto Licata che solo all'ultimo scioglierà le riserve sull'undici da mandare in campo, visti i numerosi infortuni che hanno ridotto la possibilità di scelta. Disponibile sicuro c'è Ortuño, anche se non faceva parte degli infortunati, però sabato scorso era indisponibile per problemi di salute in famiglia, quindi ci è mancato. Dovremmo recuperare, credo, non al 100% Iannello, però c'è quasi sicuramente la mancanza degli altri, mi riferisco a Puccio, Grillo, Sitibondo e Incorvaia. Dopo la seduta di ieri sera, questo pomeriggio si svolgerà il consueto allenamento di rifinitura per apportare le ultime modifiche e correzioni. Il match di domani si preannuncia molto impegnativo. Il Raffadali nei due incroci di Coppa Italia ha dimostrato di essere squadra esperta e smaliziata e ci vorrà quindi una prestazione tosta da parte dell'Accademia per dare seguito all'affermazione casalinga di 2 settimane fa contro lo Sciacca e riscattare il pesante KO di domenica scorsa sul campo del Borgata Terrenove di Marsala. Sicuramente non siamo quelli di 2 o 3 settimane fa, la squadra si è allenata, la squadra sta migliorando, anche, non solo sul piano atletico ma anche per quanto riguarda l'organizzazione del gioco tattico, ci siamo tantissimo allenati, quindi capisci che ci alleniamo in promozione 5 volte alla settimana e non è di tutti. Devo dire che anche se sabato abbiamo perso 3-0, sul piano del risultato siamo andati indietro, ma per quanto riguarda il piano atletico, e come ripeto, nell'organizzazione di gioco e tattico siamo andati avanti rispetto anche alla vittoria con lo Sciacca, quindi questo mi dà molta fiducia per la partita di domani, anche con assenze pesanti. Devo dire che i ragazzi si stanno impegnando tantissimo e sono sicuro che quelli che manderò in campo domani daranno l'anima, daranno il 100% per portare un risultato positivo, che mi riferisco alla vittoria. Per dare soddisfazione principalmente alla società tifosi e poi a noi stessi.